Passo alla seconda domanda, più limitandomi al tema del modello emiliano. Il modello emiliano è esattamente il modello del welfare state. Il successo del modello italiano, emiliano, è stato la capacità di realizzare prima di altri, e forse dobbiamo dire anche meglio di altri, le potenzialità del welfare state, dello stato del benessere. Nel momento in cui lo Stato era in grado, con una fiscalità alta, di finanziare ampiamente servizi, prestazioni, lavori, interventi infrastrutturali, eccetera, l'Emilia Romagna, anche grazie alla moralità, possiamo dire, della vecchia guardia politica, ha deciso di destinare questi soldi in strade, scuole, asili, piuttosto che metterli in tasca o fare cose che altrove sono state fatte, evidentemente, no? Qual è il problema? Perché il modello emiliano è finito? Perché è finito il welfare state? In un momento in cui non solo la globalizzazione rende impraticabile un ulteriore aumento del prelievo fiscale, ma è, diciamo, nella logica delle cose che il prelievo fiscale si debba ridurre ulteriormente per poter agganciare l'economia, la ripresa a livello internazionale, le risorse per continuare a creare servizi e infrastrutture che rispondano ai bisogni di una popolazione che nel frattempo si è profondamente modificata, e modificandosi ha aumentato questi bisogni, non ci sono più. Basti pensare al problema dell'invecchiamento della popolazione. In Emilia-Romagna, noi dopo la Liguria siamo la regione più vecchia d'Europa. Questo significa che i costi dal punto di vista sanitario sono enormi. Abbiamo il problema, poi su questo si lega di nuovo l'immigrazione. Ora, una regione in cui è lo Stato, o meglio le amministrazioni pubbliche, che devono dare tutto e che vogliono dare tutto e che usano questa modalità come forma di regolazione politica, anche di scambio politico, di fatto, è inevitabilmente destinata a non poter avere futuro. Che cosa sta succedendo? Lo sappiamo tutti, penso che chi di voi ha anziani in casa lo sappia benissimo. Il razionamento dell'assistenza domiciliare è ormai a livelli che sfiorano il ridicolo. Persone gravemente non autosufficienti vengono lasciate a casa con un'assistenza domiciliare di mezz'ora al giorno, un'ora al giorno. Cosa significa? Che ovviamente le altre 23 ci deve pensare la famiglia, la quale nel frattempo magari lavorano sia lui che lei, hanno anche dei figli, magari sono già nonni con nipoti piccoli, ma il bisnonno del nipote è ancora vivo, no? Perché ormai le nostre nonne arrivano ai 91, 92, 95, 96 anni, per fortuna, però bisogna poi accudirle, bisogna che qualcuno se ne faccia carico. Le liste di ingresso nelle case di riposo, nelle RSA, sono bloccate per, se non mesi, anni, e soprattutto, diciamo, la quota per poter portare un anziano a Giovanni XXIII è 3.000 euro al mese. Chi li ha 3.000 euro al mese? Chi se lo può permettere? Questo che cosa significa? Che te lo devi tenere a casa, perché costa meno, con la badante illegale, perché se no, se paghi i contributi, anche quella comincia a costare troppo, se chiede le ferie, poi con chi la sostituisce, eccetera. Cioè, avviando tutto un processo che ripropone tutto l'insieme di problemi che abbiamo almeno accennato, eccetera. Bisogna cambiare modello, cioè la fine del modello emiliano è nelle cose, bisogna andare verso quel modello di nuovo benessere in cui l'interazione tra welfare pubblico,
welfare d'impresa e welfare sociale, il welfare della società civile, costituisca, grazie al principio di sussidiarietà, un riavvio di risposte reali ai bisogni sociali. Tenete conto che al di là, diciamo, del problema dell'invecchiamento, sapete qual è, stiamo facendo degli studi, sapete qual è oggi una delle cause principali di caduta nella povertà? La separazione. Per moltissime persone, soprattutto maschi, la separazione significa caduta sotto la soglia della povertà. Cioè, ci sono problemi oggi in cui la dimensione economica è intrinsecamente legata a quella relazionale, e se non risolvi il problema relazionale non risolvi quello economico, e viceversa. Cioè, c'è una logica tutta nuova con cui si affrontano i problemi sociali e le risposte sociali. Ora, una regione che, dopo aver tentato una maldestra esternalizzazione con le cooperative sociali, le cooperative di solidarietà sociale, che non hanno dato certamente buona prova di sé, ha ricreato le ASP, è chiaro che sta andando esattamente nella direzione opposta. Cioè, guarda, ha un grande passato, ha un grande futuro alle spalle, non ha più una visione per il futuro. Concludo ringraziando il professor Colozzi per questa serata, Massimo Ricci, e ringrazio anche le suore di Santa Emilia che ci hanno ospitato questa sera per questo incontro. Vi ricordo che questo evento è stato realizzato con il contributo di SAFE SRL CNG Technology e con il patrocinio e il contributo del Comune di San Giovanni in Tresicento, di CISL Bologna, Circolo MCL San Matteo Decima, Circolo MCL Fanini Sala Bolognese, Circolo MCL Lorenzati del Tenerigolo, il Circolo Acli Fanini di San Giovanni Tresicento, che ringraziamo per la collaborazione che ci hanno offerto. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà martedì 26 gennaio, sempre qui all'Auditorium Sante Pellegrino Barbieri alle ore 20.45, a tema carità nella verità, quale dimensione sociale, interverrà Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino Montefeltro, intervistato da Gianni Varani. Vi invito uscendo dalla sala, è possibile a lasciare, se lo desiderate, i vostri dati personali per essere tenuti informati delle attività che svolgiamo, e vi ricordo che è possibile aderire all'associazione, iscriversi, fuori all'uscita è allestito anche un banco libri dove è possibile acquistare testi di attualità religiosa e alcune copie delle encicliche che sono in veritate. Vi ricordo anche che al piano terra è possibile, ad offerta libera, acquistare anche libri sulla vita e le opere di Santa Clelia Barbieri. Prima di salutarvi vi ricordo anche il nostro sito internet, su cui pubblichiamo gli atti degli incontri, le fotografie e tutto quel che riguarda la nostra attività, www.mascellaro.info. Vi ringrazio, buona serata a tutti.